Buongiorno a Valentina Visintini Cividin. Tu sei specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, ma anche esperta in tricologia, dove peraltro hai applicato con successo il PRP, no? Per la ricrescita, ma ne parliamo poi. Insomma, dobbiamo attendere un attimo per sapere tutti i segreti che tu ci vorrai dare su estetica, ma anche benessere, perché diciamolo, la medicina estetica, insomma, serve a farci vivere meglio. Partiamo però dalla comunicazione, perché di recente hai deciso di farla in modo professionale, scegliendo AIDA Partners. Perché? Ho deciso appunto di intraprendere questo percorso per raccontare nel miglior modo possibile quali sono i miei settori di intervento, i metodi che applico e anche per creare un'immagine coerente con quelle che sono le mie competenze. Desidero infatti trasmettere al pubblico delle informazioni di carattere quanto più possibile scientifico, ma comunque sempre a titolo divulgativo per chi non è familiare con i termini tecnici della medicina, e proprio perché voglio affrontare questa cosa nella maniera più professionale possibile, ho scelto l'aiuto di AIDA Partners proprio per la pluriennale esperienza che hanno in questo settore. Una volta in campo medico la comunicazione era il passaparola. Immagino che tutt'oggi sia così, però insomma vediamo il proliferare di comunicazioni molteplici, social, primi attori poi di questo cambiamento. Ecco, ma dov'è il confine, diciamo, perché sempre parliamo di salute, sempre parliamo di medicina, perché non si sappia troppo di marketing e quindi addirittura possa avere l'effetto controproducente la comunicazione. Comunicazione appunto in ruolo sanitario deve rispettare degli standard proprio perché siamo medici e non dobbiamo andare a vendere nessun prodotto. Quindi è meglio dare, secondo me, delle informazioni medico-scientifiche su una patologia, spiegare magari come si fa diagnosi o quali sono i sintomi. Quali sono le indagini appunto da effettuare e anche le possibili terapie. Sia questo si tratti di una patologia magari del cuoio capelluto che quindi riguarda la tricologia o semplicemente se una persona desidera migliorare la propria immagine di sé attraverso qualche trattamento di medicina estetica. Per cui dare delle informazioni precise, quanto più possibile puntuali e dettagliate su questi argomenti, a mio avviso, è un bel modo per divulgare il nostro sapere di medici. Di medici ce ne sono tanti, ma cosa fa di un medico eccellente, anche quando appunto in gioco è l'estetica? Sicuramente la professionalità. Come ho detto prima, ci sono dei protocolli che devono essere rispettati e comunque bisogna sempre fare riferimento anche alla letteratura scientifica quando si fa qualche trattamento, proprio perché qualora si dovessero manifestare degli effetti collaterali che possono essere sempre presenti, si può fare riferimento a qualcosa di oggettivo e comprovato, in modo tale poi da poter affrontare qualsiasi genere di eventuale, come dicevo, problematica che insorgesse a seguire nel migliore dei modi possibili. Chirurgia estetica, medicina estetica, comparti dove l'innovazione è un must, addirittura col rischio magari di cadere in false mode che poi non rispettano le aspettative. Ecco, come riconoscere invece quell'innovazione che sa resistere nel futuro perché veramente segna la soglia del passaggio a un'era ulteriore? Secondo me non c'è una cosa, un prodotto proprio vero e proprio, una cosa specifica, ma un insieme, diciamo, di cose che afferiscono, a mio avviso, all'area della genetica e della medicina rigenerativa. Ti posso fare un esempio dove la genetica ci è utile, soprattutto per dei test che possono essere eseguiti in ragazzi giovani che soffrono di forme di alopecia precoce. Il test genetico ci permette di fare diagnosi in modo tale da intervenire tempestivamente e in qualche modo rallentare l'evoluzione di questa problematica. E poi anche come terapie, la terapia genica, quella con le cellule staminali, è sicuramente una
bella innovazione che durerà nel tempo, proprio perché i tessuti vengono rigenerati a partire dalla risorsa dell'ospite stesso. Questo può valere per il discorso della pelle, può valere per il discorso dei capelli, ma può valere per anche tutti quanti gli altri organi. Quella volta in cui sei stata particolarmente soddisfatta, insomma, i miracoli esistono. Anche io sono soddisfatta tutte le volte che una persona che ha eseguito un trattamento nel mio studio mi dice che bell'aspetto riposato che ha successivamente al trattamento, o che magari gli amici, i parenti gli hanno fatto, diciamo, i complimenti e gli hanno chiesto magari che prodotto, che crema ha utilizzato per avere questa pelle così luminosa o un aspetto più fresco. Io trovo che la medicina estetica deve dare questo tipo di risultati, ovvero una persona deve aver come se avesse dormito 24 ore tutte di fila, come se si fosse riposata, e non purtroppo come a volte si vedono certi stravolgimenti, soprattutto magari sui social oppure ancora in televisione. Ecco, questo per me è fonte di soddisfazione. Dato per appurato che ormai la medicina estetica, la chirurgia estetica riguardano tutti i sessi e tutte le età, quali sono però i pazienti più esigenti? Sono i pazienti che vengono a fare dei trattamenti di medicina estetica per la prima volta e quindi non conoscono bene le dinamiche con cui si svolgono questi trattamenti e soprattutto sono spaventati da quelli che possono essere risultati di stravolgimenti della fisionomia e della loro, diciamo, fisicità. Questo perché molte volte sono influenzati da alcuni stereotipi, come dicevamo prima, da immagini che si possono trovare sia sul web che in TV e che danno l'effetto del finto. La cosa che preoccupa di più le persone è l'effetto finto. Questa è una cosa che, devo dire la verità, poi piano piano, capendo bene come io effetto i trattamenti e vedendo i risultati, le persone poi si rasserenano e anzi ritornano da me ben volentieri a fare magari anche altro, non sempre lo stesso trattamento, ma cominciano poi a farsi venire voglia di diversificare un po' i trattamenti. Parliamo di anti-age e insomma parliamo di come riuscire ad invecchiare meglio, cioè a dimostrare nel modo migliore possibile la propria età, se vogliamo dirla, nel modo più giusto forse. Ecco, secondo te esiste un vademecum, una sorta di tagliandi da fare progressivamente per arrivarci progressivamente e non doversi magari trovare tutto in un colpo a guardarsi allo specchio e non riconoscersi più? Allora, il suggerimento che io posso dare è con una frase banale che prima si comincia a fare questa tipologia di trattamenti e meglio è. Questo perché? Perché a partire dai 30 anni sono a disposizione tutta una serie di trattamenti, diciamo, meno impattanti sul, diciamo, sull'aspetto della persona, che però mirano ad un'idratazione profonda della pelle, ad una, diciamo, attenuazione delle prime rughette che si vengono a notare, e tutto ciò consente di rallentare quello che è il meccanismo di cronofotoaging, che porta ad un normale invecchiamento della pelle. Però quando si interviene in un periodo successivo, quando la ruga o comunque, diciamo, questo processo di invecchiamento è già avanzato, si nota molto di più il risultato e quindi, dal mio punto di vista, è meglio andare a fare una sorta di prevenzione periodica che inizi presto, piuttosto che andare a fare dei trattamenti magari un po' più pesanti a seguire nel tempo. Mai più senza, se tu dovessi scegliere tra lo scibile oggi a disposizione, qual è il trattamento per eccellenza a cui non rinunceresti mai? Allora, devo dire che se la giocano un po', due trattamenti. Uno dei miei trattamenti preferiti è la tossina botulinica, che spaventa molto le persone che non, diciamo, appunto, non ne conoscono bene le dinamiche e di conseguenza possono essere spaventate da certi effetti paralizzanti che si vedono ogni tanto in giro.
E l'altro è a pari merito, è il lifting non chirurgico con i fili di trazione. Questo è un lifting che dà sempre veramente dei gran bei risultati. Io faccio chirurgo plastico, a me piace stare in sala operatoria e quindi quando c'è qualcosa da, diciamo, da lavorare un po' di più chirurgicamente che semplicemente fare una punturina, si addice un po' di più al mio, diciamo, modo di operare. Per cui, diciamo, questi due trattamenti qui sono i miei preferiti e ovviamente cerco di trasferire anche alle persone che vengono da me, magari, diciamo, non dico i miei gusti perché poi bisogna valutare di volta in volta, ma trovo che quando le persone vengono poi educate in merito al trattamento, agli effetti collaterali, alle cose da fare e da non fare a seguito di questa tipologia di trattamenti, sono ben felici e contente di sottoporsi alle mie proposte. Chiudiamo con uno sguardo all'ambito capelli, no? PRP contro la caduta, ma quando è possibile? Cioè, c'è un momento per intervenire oppure si può tentare sempre? Il PRP, come ti dicevo prima, fa parte di quella medicina rigenerativa che io trovo sia challenging nel corso, diciamo, del tempo. Come tipologia di trattamento, secondo me, è sicuramente sempre efficace, nel senso che se tu la vai a fare in una alopecia androgenetica, cioè in un ragazzo giovane che magari comincia a stempiarsi e a perdere i capelli, è chiaro che anche in quel caso lì prima tu intervieni con la terapia e migliori sono i risultati. Oppure anche nella forma di alopecia da stress, in alcune, diciamo, situazioni dove hai fatto però già una diagnosi precisa. Io vedo che purtroppo a volte queste terapie vengono proposte semplicemente per far ricrescere i capelli. In quel caso i risultati ci saranno perché i fattori di crescita faranno il loro, diciamo, daranno il loro effetto, però non avendo impostato magari una terapia anche di supporto topico da applicare sui capelli nel corso delle giornate successive a questi trattamenti o comunque per un periodo più lungo, il risultato purtroppo darà, diciamo, delle delusioni a seguire nel tempo. Io insisto sempre sul fatto che prima di applicare una terapia, il PRP, così come anche un'altra terapia, è importante fare diagnosi e dare anche una terapia proprio per i capelli, delle lozioni, anche dei farmaci, in base ai quali poi si possono avere dei successi migliori e sicuramente più duraturi, perché uno dei problemi delle persone che hanno dei trattamenti tricologici deludenti, di quelli che si allontaneranno dal medico che gliel'ha proposti, pensando che non siano poi così efficaci, e rimarranno un po', diciamo, delusi di questa tipologia di approccio.